sempre se mi è entrata una farfalla nella luce, adesso la faccio uscire a bestemmia. Siamo tornati con una nuova recensione. Allora, oggi andiamo a vedere due liquidi della De Oro, uno nuovo e uno vecchio. Partiamo con quello vecchio, dai. Allora, l'Eden, che dovrebbe essere la riproduzione dello strudel di mele. Quindi, allora, vi dico la verità, sarò molto pignolo, perché lo strudel di mele è una di quelle cibarie, ecco, di qua, del quale la specie via di estinzione, il mio angolo dello svapo barra DJ Vise, è molto ghiotta. Quindi sarò molto critico. Allora, apriamo delle parentesi. Se devo premiare la fedeltà del prodotto al quale si sono ispirati, si prendono un 7. Ma perché? Negli ingredienti dello strudel c'è un aroma che non mi piace, ossia la cannella. Allora, non so per voi, ma io la cannella sono uno di quelli che se c'è la sente a bestia, cioè uno di quegli aromi che a me proprio non piacciono per niente, come se buttaste a Satana dell'acqua santa, tanto per farvi capire, e quindi sento troppo la cannella. Però si sente anche molto bene la mela cotta, in retrogusto rimane la pasta frolla, e come ultimo, che proprio per me non si sente, c'è la vaniglia, ma io non la sento. Allora, il liquido comunque in per sé non rimane male, anzi è buono, quindi per me si prende un 7,5. Ovviamente è un cremoso allo stato puro. Invernale, per me d'inverno questo potrebbe, non dico un must, ma 7,5-8 lo può prendere, quindi mezzo voto in più se lo può prendere d'inverno. Secondo me è meglio svaparlo su un tank, perché sennò può risultare troppo dolce per coloro al quale non piace magari tanto la mela e la cannella. Ora andiamo a provare il Sugar Lady, signori, che finalmente c'è scritto nella nuova boccia che cos'è. Abbiamo un mix di vaniglia con rum e banana. Io sento uno sfacello alla banana. Allora, in primo piano sicuramente la banana, però la vaniglia gli dà una puntina, che quella punto giusto, a me la vaniglia piace per questo, perché riesce a equilibrare praticamente il 90% dei liquidi, gli dà una punta che gli smorza la dolcezza alla banana, in modo da non farla risultare troppo pesante. Poi c'è il rum, che si sente alla fine, vi dà proprio un retrogusto alcolico che non mi dispiace per niente, anzi è molto buono. E lo sentite anche se svappate a wattaggio alto e tirate parecchio a polmone come ho fatto io, lo sentite un po' il fresco dell'alcol. Signori, per me lo Sugar Lady si prende un bel 8, perché è molto molto valido secondo me. La banana è di buona fattura, nonostante della banana io non sia molto ghiotto. Potrebbe essere un po' doppio senso, ma lasciatelo stare, non c'entra. In più la vaniglia è di buona fattura, il rum anche, non lascia nessun retrogusto fruttato o meno male floreale come tanti altri, altri rum. Per me si prende un 8, veramente molto buono, e d'inverno questo diventa un must, perché anche questo è un all day e si prenderà un bel mezzo voto in più secondo me.
Ragazzi, quest'oggi abbiamo parlato del ripartito un'altra volta. Non una cimice quella, benissimo. Abbiamo parlato quest'oggi di due liquidi della De Oro. Abbiamo parlato dell'Eden, che è uno strudel che si è preso un 7,5. E dall'altra parte abbiamo lo Sugar Lady, o la Sugar Lady, che si prende un 8. Quindi ragazzi, dal mio angolo dello swap è tutto, il vostro DJB si conclude, quindi va a dirvi buona serata a tutti ragazzi!